Amici e amiche di Canobisboch, continua la serata Mame Mix con Gingy, che adesso mi spiega come si gioca a 1943 Kai Midway Kaizen Capcom 1987. Maestro. Eccoci qua. Allora, questa è la versione più difficile e anche, secondo me, meglio calibrata dal punto di vista della difficoltà di 1943. E che cosa cambia in 1943 Kai? Cambia innanzitutto l'aereo. Non abbiamo più il P-38 Lightning del precedente gioco, che è un aereo molto, molto riconoscibile per il fatto che è una doppia fusoliera, un doppio motore e un aspetto assolutamente caratteristico. Abbiamo invece un biplano da avvistamento della Marina Militare Americana. E oltre però a queste cose estetiche, c'è stato anche un ricalibramento della difficoltà del gioco e dell'efficacia delle varie armi. In questo gioco, rispetto all'altro, l'arma più efficace del gioco è lo shotgun. Adesso te lo faccio vedere, perché ecco anche questa. Entro anch'io? Sì, entra anche tu. E dobbiamo cercare di ottenere il prima possibile la shotgun, che hanno messo in fondo al circolo delle armi. Quindi tu prendi subito un three-way e coprimi lo schermo. Ok, io mi metto a sinistra però. Sì? Se no non capisco niente. Okay. E io mi metto a destra e cerchiamo di prendere prima un three-way, che è questo. È la prima. Ah, ok, devo sparare. E poi io cercherò di tirare fuori da questa spremuta questo. Cazzo, non ho... Guarda che cosa succede ai colpi. Vengono e mangiati. Lo shotgun mangia i colpi. Ed è bellissima questa cosa, se ci pensi, perché uno può coprire l'altro, quindi tu puoi fare danno. Prendi questa. No, scusami. Lo so. Prendi questa e smetto di sparare. No, okay, la prendere io. A posto. Tu prendi solo le P. Cioè adesso prendo quella intanto che ti aiuto. Mi sono preso uno spread. Ti tolgo i proiettili. Tengo uno spread, va bene? Sì, va benissimo, perché ci copre gran parte dello schermo. E io cerco invece di riprendere. Aspetta. No! Andato bene. Questa è la difficoltà del giocare in due. Tu chiamami e io mi ho solo di altri 10 secondi. Lo prendo io perché ho meno vita. Vai. Ok. Adesso io non ho arma. Ah, ok. In questo momento, quindi mi devi lasciare il tempo di andare a prendere un'arma, quindi calibra un attimo il tuo three-way. No, ma spara, Cioè, anche io adesso prendo. L'ho perso, non ho più il three-way. Ne hai perso? Ok, ti copro io. Tolgo la nave di mezzo e ti sparo. Ecco, vai lassù, prenditi quello. Sbagliato, devi stare attento. Devi calibrare bene i tempi per tirare fuori un'arma al posto di quella. Mi sto cercando di colpire con lo sparo laterale, in maniera tale che non ti danno troppo fastidio. Dai, ognuno si fa il suo, vai. Ho preso i missilazzi. Ok, e ho preso la mia shot. Dai, allora tu sei... Esatto, tu sei il damage dealer. Esattamente, e tu fai AOE. Esatto, quindi tieni premuto il bottone, è meglio. Ma è con tutti gli spari o solo con questo? Con alcuni. Bene così. Sì, l'ho detto, questa è una tecnica avanzata di gioco. E spara. Ognuno di questi detriti della nave che ammazzi sono diversi migliaia di punti. Ah, fico. Sì. Allora, siamo inquadrati. Aspetta un attimo che ti inquadro un filino di più. Siamo tutti e due. Prendere il bonus del 100% è importante, perché dà uno special bonus del 50.000 punti che ti serve per allungare questa e ti ricarica di più la barra d'energia. Mefastene dice giustamente il roleplay su 1943. Ma questo è bello perché Gingy lo sa giocare e io no. E quindi è veramente questo allora, fatto di tutoraggio. Sinistra. Io sinistra sempre. Vai, a posto. Io ho un secondo di shotgun, poi se mi devi lasciare solo il tempo di riprendere. Ecco, la prendo su questa. Aspetta. Io ho preso lo spread. Ok, vai, a posto. Continuiamo così, cerchiamo di... Ecco, tu vai dal tuo lato, io vado dal mio e cerchiamo di riprenderci. Io ho preso... Ti copro, non ti preoccupare, prendi il gattino se ce la fai. Con questa tecnica riusciamo... Prenditi quella, vai. A posto, adesso anche tu la sciocchi, perfetto. Okay, tu adesso non ce l'hai più, ma va bene. Sì, ma tu copri me. Tu copri me, spara e elimina i proiettili che vanno in giro. Tanto abbiamo tu 49 secondi, io 47 secondi, quindi siamo coperti per... Posso dire che un po' la odio questa cosa dello sparo a tempo.
più che però 80 secondi, guarda, sono tanti. Poi sì, è vero. L'elemento strategico del gioco è proprio questo. Arrivare ad avere l'arma che ti serve nel momento in cui ti serve. E in questo momento prendiamoci la vita. Ok, la presa, io non ti preoccupare. Tanto adesso c'è un boss che riusciamo. Buonanotte, sindaco, ma noi siamo ancora 47, in 150. 17. Tu ne hai poca, prenditi un'arma qualunque. Non è male questa, No, no, quella è ottima, quella è un damage dealer eccezionale. Lo shell. Lo shell è una delle armi migliori del gioco per fare le navi. Sono morto, continuo. Continua, prendi quella. Ok, perfetta. La stellina ti dà il massimo. Allora, tu fai danno e io ti copro dagli spari di questa persona. Quindi, praticamente, come vedi, questa tecnica è... Aspetta che ho fatto una girandola non voluta. A posto così. Semplicissimo. Questa è la tecnica per giocare a questo gioco. Uno copre, l'altro fa danni. Cioè, vi seguo dalla TV di casa, collegato con un dongle al GXD... Mentre scrivo dal cellulare, vabbè, ma la tecnologia, cioè viviamo nel futuro, se vi avessero detto 30 anni fa che avreste visto gli stessi giochi di 30 anni fa, grazie per il follow, Jason Jackson! Sempre stessa tecnica, una a destra, l'altra a sinistra. Che bel mare rosso. Il mar rosso, questo. Rosso. Allora, cosa ci prendiamo? Io mi prendo ancora questo. Io ho 77 e tu c'hai 78, quindi siamo coperti per un bel po'. E cerca di non impattare mai con gli aerei perché fanno un danno immane, soprattutto quelli grandi. Questo prima ti passa direttamente. Mi ha praticamente one shottato, esatto. Prima anche gli aerei, diciamo, di dimensioni minori sono devastanti. Non ti preoccupare, sei coperto, tu prendi l'arma che vuoi. Ti copro io con lo shotgun. No, ma ho preso un POW per tenermi lo shell. Il POW è energia, non è. Beh, bene comunque. No, va bene perché ti mantiene vivo. Però, diciamo, non è la soluzione migliore. Io devi riprenderti un'arma. Vai, prenditi un'arma. Questo è il laser. Laser perfora, ovviamente. Quindi da questo punto di vista puoi... Faccio malissimo. Sì, fai malissimo con la tua arma. Adesso sto cercando di... Aspetta, non mi sparare. Ok. Questo prenditelo tu. Vai, corri. Sempre laser, vero? No, quello era l'energia. Una tecnica. Allora, se spariamo continuamente a un'arma, soprattutto nei livelli con le navi, che hanno scorrimento verticale più lento, riusciamo anche a ottenere energia in più. Guarda, adesso cerco di fartelo vedere. Manderò quello fino all'eccesso, fino a farlo diventare un'arma. È una tecnica di energia. Ho capito. Capisci? The Tony Melon Channel dice una roba che mi commuove. Dice che bello, pare di essere tornato in sala giochi, circondato di amici. Evviva! Bravo, scusami. Vatti a prendere l'energia e la cosa, così hai doppio. Ho le option. Esatto. E adesso fammi prendere anche a me le option. E vediamo però di... Ok, va bene lo stesso. Aspetta. Ok, fammi prendere l'arma, così ci siamo coperti. Adesso tu con questa sei devastante. Io ti copro e tu fai quello che vuoi. Avevo anche lanciato una smart bomb. La mucca è buona, ci prendila, piace. Prendila, sono punti. Adesso non hanno scampo. Tieni premuto semplicemente sì, il bottone, sì, sto... stai bello rilassato e facciamo tutti i punti dell'universo. Guarda quei punti come salgono. Sì, sì. Questo gioco dovrebbe provarlo Frankie Katsu. Ma secondo voi si pronuncia Frankie Katsu tipo Frankie High Energy o Frunky Katsu? So problemi. Potrebbe anche esserci Frunky. La prima arma devi prendere tu, che c'è, sì. Solo 17. Potrebbe esserci anche Frunky High Energy. Magari è... Come si dice energia in giapponese? Ma chissà. Stamina. Ok, io c'ho ancora 30 secondi. Quindi la prima io arma 11. Te la prendi tu. Vai, guarda, me lo sono ripreso. Perfetto. No, non premere il bottone che ti distrai e basta. Concentrati sui movimenti. Aspetta, falla prendere a me. Ok. E adesso facciamo strame di tutti quanti questi aerei. Che bella è questa nuvola. E che bello è giocare con il coach. Attento dietro. Sì, sì. È brutto però. Vediamoci di mezzo. Vabbè. Mi hanno ucciso le option, maledetti. Non ti preoccupare, ce ne ho ancora io per 56. La prossima la devi prendere necessariamente tu, perché altrimenti... No, rimango con lo smerdolo. Esatto. Quindi alla prima occasione cerca di prenderla. Se serve c'ho anche... Ecco, vatti a prendere questa, vai.
Dov'è? Eccola qua. Qualunque sia. Questo. Esatto. Io ci tengo. Devo prendere invece. Va bene tutto. Sì, non ho fatto apposta in realtà, ma va bene così. Però me lo riprendo. Ok, ho ripreso l'arma di copertura, perfetto. Cerchiamo di stare attenti a questi dietro. Che bello è! Non ho mai gradito così tanto 1943. Aspetta. Ah, scusami. Apposta. Prenditelo pure quello. Mi piace questo. Prenditi quello, vai, che diventa doppia potenza. Prenditi pure quello, vai, ti ecco. Non ti da 4 aerei, però. Adesso però ci prendiamo tutti e due una stellina e facciamo un danno immane a questi aerei che arrivano. Adesso arriva una squadriglia di aerei. Quindi tu fai quelli davanti e faccio quelli di dietro. Ok. E siamo coperti. Mi sono preso un proiettile ma poco fa. Cerca di essere più veloce nell'eliminarli perché altrimenti cominciano a sparare. Quindi quelli davanti non ti preoccupare, di quelli dietro non ti preoccupare, li copro io. Quelli davanti okay. Tu li puoi spostare e farli velocemente. Anche perché abbiamo un doppio sparo, quindi non lo vado a tagliare per niente. Può essere un filino più rapido a eliminarli. A posto, comunque abbiamo vinto bene. Era un boss? Sì, era il boss e la squadriglia. Guardate che bel joystick sta usando Gingy. Che bella è questo stile, bellissimo. Sarebbe stato bello anche Twinbee. Uno dei due deve prendere la shotgun, sicuramente. Però diciamo che abbiamo tutta quanta la vita. Guarda che bel punteggio che ci abbiamo già. Complimenti per l'incredibile record di doppi sensi raggiunto questa sera, premio Martufello d'oro. In realtà è il premio Franco Katsu, cioè Frunchi Katsu. Quanto mi rimane? Secondo me 31, dai, non è male. Prenditi quello lassù, dai. Cioè questo è un gioco nel quale a un certo punto devi decidere di non sparare. Ed è bello. Sì, sì. The only winning movie is not to play. Questi aerei rosa che mi spuntano, bravo, nelle terga, non era bello, anch'io faccio. Prendo lo spread. Dobbiamo riprendere qualcuno, uno dei due deve riprendere lo shotgun. Ci vado io, aspetta. No, l'ho sbagliato, scusa. Errore. Siamo in guerra, Gingy, in questo momento siamo in guerra. La prendo qua, aspetta. Ricopro io. E tu hai bisogno assolutamente di vita. Ok. Ho fatto una girandola. Ti sei fatto colpire da un aereo. No, me l'ha dato nella parte sbagliata. Maledetto. Vabbè. Ci sono le navi. Io ho lo shotgun. Siamo in una botte di ferro. Stepak dice: perdonatemi, vado a giocare a Willow su Fightcade. Ma se noi con le nostre serate vi invogliamo a fare delle cose che vi fanno estendere la mazza, qualunque tipo di mazza possediate, è bellissimo. Ecco, ho preso le mie shell. Perfetto. Attenzione, gli aerei ti caricano, quelli che stanno sulle navi decollano. Però è un incrociatore, non è il boss. Quindi dobbiamo fare attenzione. Fammi prendere la mia arma per tutti i gusti e tu prenditi pure queste due. Pure quella va bene, quella che vuoi. Ma io così ho preso tutto. Allora io copro e tu fai dannissimi. Quindi pure Bromuto, ho detto questo è vero. Non hai necessità, sono io che devo fare la roba brutta. Ok, perfetto. Bam! Kenobiti, il primo canale ad armamento progressivo che ti fa estendere l'entusiasmo. Con tutti. Quanti livelli sono? 10. 10, ce la possiamo fare? Sì, se andiamo così bene, sì. Bella partita, stai dando il massimo del massimo. Grazie, ma perché siamo qua e alla fine è la sala giochi. Siamo in 130 a guardare tutti schiacciati contro un cabinato. E nessuno fuma, nessuno ti minaccia di picchiarti. Non esattamente. Vengono delinquenti, non ti rubano l'orologio. E 52. Anche, possiamo anche cercare di fare una cosa carina. Vediamo se. Allora,
tranquillo, sei coperto. Devi stare attento da quelli da dietro, purtroppo sono e resteranno sempre. Stavo per prendere il laser, invece mi sono tenuto le shell. Ma gli shell, guarda, è una ottima arma polivalente, ti tolgo un po' di problemi posteriori. Non ce la possiamo fare questa sera, amici. Io e te. Non ce la possiamo fare. Tra amici ti tolgo il problema posteriore. Attenta ai lati, attenta molto ai lati, amici. Che qua escono fuori questi due dai lati che sono infamissimi. E cerca di prendere quella, vai su. No, perché? Mi ha dato lo smerdolo all'improvviso, lo smerdolo. No, chiama Arena. Non so dirti perché. Vabbè, 57 di shotgun è ancora abbastanza per... Attenzione che qui cercano di costringerti ai lati dello schermo per spararti un aereo tra capo e collo, l'hai visto? Oh, ho di nuovo il mio sparo. Cerco di eliminarteli io prima che ti diano una ca... Aspetta che fammi prendere... Ah no, l'ho sbagliato. Vediamo se riesco a fargli fare un altro giro. Vabbè, c'ho shotgun 62. No, vai tranquillo. E questo è già morto. Tu sei già morto. Oh vai, Shinderu. Oh vai, mamma. Shinderu, minchia, troppo amici. Nube di fumo di sigarette e barbera. Il barbera però non c'era nelle mie sale giochi. No. Però dipende, se ci giocavi nel baretto. Sì. Nel baretto del paese, in effetti c'era la... Ma l'ubriacone è interessato al vino, non è interessato a tutti i giochi elettronici. Devi, no, ma non è che ti obbligava, però si sentiva la ventazza di vino. La fiatella, soprattutto se eri vicino al bagno, magari. Sai che io andavo a giocare a questo gioco in una sala giochi, che era, in un bar, che era noto per il numero delle persone che avevano pianto lacrime di sangue, facendosi, perdendo delle cave addirittura, non delle semplici case. Era una roba... di un malfamato che neanche una bisca di romanzo criminale. Io giocavo col libanese. Perdonateci se stiamo perdendo qualche messaggio in chat, ma come vedete i nostri occhi sono abbastanza impegnati. Sì. Io c'ho il massimo, devi prendere un po' di armi, Fabio, perché ti sei sono 14. 13 secondi di shell e questo non è bene. Quindi i prossimi 2-3 sono tutti tuoi. Intanto ti copro la parte frontale, quindi se c'hai una schivata da fare è verso in avanti, non all'indietro, perché ti becchi fino. La prima corazzata non è quella finale. Sei senza spaccianeve, i sette nasi, è bellissimo, dicono in chat. Prendi questa. Te li levo io. Prendi di l'arma. Ancora, attenzione, stai per morire. Prendi anche questa. Prendo un po', guarda. Ho preso questo, posto. Non ho fatto per completo culo. Va bene così. Devo prenderla io una di... Vai. Aspetta. Ok, questa. Questo. Io ti sto dietro. Aspetta, vado a riprendere. Ok. L'hai preso? Sì, ho preso lo shotgun io. Perfetto, allora coprimi mentre io faccio uscire la... prendi la benzina sul lato. L'ho presa io. Ho fatto diventare benzina anche quella. Allora facciamo così, utilizzo la smart bomb, che è il maremoto, lo tsunami, e con lo tsunami riusciamo a fare secca questo incrociatore. Intanto comunque siamo abbastanza coperti. Intanto ho passato il milione agilmente. Nel frattempo sono le 12:15, stiamo andando dritti come dei treni. Stiamo sforando, ma del resto siamo in 148, quindi possiamo... Non siamo gli unici. Vedi, per me ad esempio, dice, Conte Pasticcere era più che altro baretto, essendo cresciuto in un paesino. Ma guarda che anche io... Sì, anche noi nelle sale giochi, io sono cresciuto in paese, una città di medie dimensioni, 36.000 persone, ma le sale giochi erano due. Vabbè, ma io a Milano ero piccolino, non è che potessi andare in sala giochi. No, ma che scherzi. Andavo, c'era al Bar Biffi in via Farini, tornando dall'oratorio c'era il cabinato del Bar Biffi, che una volta era Golden Axe, una volta era fatto il Fiori 2. Devo prendere un po' di armi,
fammi fare il pieno così vai. Siamo sicuri che siamo coperti. Io almeno ti sparo. Dal punto di vista dei quanti proiettili ci sono a schermo. Prenditi questo? No, me lo prendo io. Prendilo pure. Tanto non sono, ce n'ho 44, ancora vada bene per un po' di tempo. Intanto cerco di doverti un po' di proiettili dalle schede. Però. Ecco, possiamo prendere. Qua non c'è pure una di bravo. Queste. Ok, prenditi quella. Senti, ce l'abbiamo, siamo, lo sai che c'è. Stiamo facendo un rumore di tasti bellissimo. Ma è il suo bello. In realtà c'è anche una bellissima colonna sonora sul gioco, però non la stiamo sfruttando. E non ci importa, perché comunque stiamo giocando discretamente. Da solo è molto più difficile, eh? Sì. Sì. Perché non hai la possibilità di fare. Di fare questa coordinazione di coppia. Sinergia con il ma è una bellissima coop. Sì. È quello che ho insistito per giocarlo stasera sul gioco. Hai fatto molto bene. Prendi le stelline. Non l'ho mancata completamente. L'ho proprio schivata. Ok, c'è il boss. Mettiti dove sono io. Mettiti dove sono io e spara. Basta, finito. Il nostro fuoco combinato non gli permetterà neanche di raggiungerci. Schermata fighissima, sì, tutte queste schermate sono bellissime. Kenobisbo, c'è nel bar dell'oratorio dopo che comparse un camminato di Ghosts and Ghosts comparì il cartello in questo locale non si bestemmia, come quel cartello che mi ha portato a vedere, neanche un cartello, una scrittina che mi ha portato a vedere Bellotta a Napoli in una delle piazze della Movida dove c'è scritto rispettiamo almeno la Madonna. Allora, c'è una certa rassegnazione in quelli. Io sì, sono con lo sparo smerdolo. Devi prendere l'arma. Adesso prenditi una di queste. Una qualunque. Prenditi quella. 46 e 50. Ok. Ne prendo una io. Aspetta. Eccola. Ne prendo anche questa così siamo tranquilli per un bel po'. Adesso io ti faccio da copertura. E io faccio. E tu ti prendi il solito sparo sgasolo. Tutte le armi possibili e immaginabili, perché ecco queste te le devi prendere tu. Vai. E lei va bene. Adesso sarà tosta perché senza. Ti accorgerai della quantità di proiettili che stanno su schermo adesso. Perché ognuno di questi ne tira fuori una certa quantità. E non sono pochi purtroppo. Allora le schivate cominciano a diventare un po' più arduette. Fammi prendere per forza lo shotgun qua, anche a costo di usare. Aspetta, apposta. Prendi quella tu, prendi quella tu. Guarda, abbiamo il nostro assetto dell'amore perfetto. La prendo io. No, no, l'hai preso tu, apposta, è bene lo stesso. Grazie per il follow! Kamistokaze! È giusto, stiamo giocando a un gioco con gli aerei in Giappone. Io ti copro, tu togli gli aerei di mezzo. Cerca di prendere un. Io ho 14 secondi, sì, infatti. Esatto, calcolati il tempo che ti serve per prendere un'altra arma. Dimmi quando devo smettere di sparare. Appena la vedo. Eccola là, sta lassù. Prendi quella. Anche quella, anche quella. Laser e bellone. Sì, laser e bellone. È bello come alcune volte i giochi ti tolgono la possibilità di parlare nella tua lingua. Però mi tengo il laser. Perché qua così colpisco tutti. Fammelo andare fino in fondo. Cioè facciamogli fare i due giri perché mi serve un po' di benza. Sono messo male. Eccolo lì. Sperando che rimanga a schermo. Aspetta. Aiutami. Cerchiamo di ammazzarli il più possibile. A posto. Ciao Yormogm. Sorry if the pronunciation of your nickname is not correct. E via. Too bad the Street Fighter 4 Tournament Edition stick was one of the best stick ever made. But we actually really do love this Tournament Edition 2. It's a very good one.
aspetta. Io sono, ho bisogno di un'arma adesso, vabbè, prendila, prendila. Io vai, vai, prendi queste. Ottimo. Va bene, anche quella è utilissima. Prenditi quella, io cerco di mettermi a non romperti le scatole. Guarda. Ma qua, la smartphone che fai cambia in base allo sparo che hai equipato? No, cambia a seconda del livello dove sei. Ah, ecco. Prendi quello, guarda. Questa la prendo io, che è tutta la vita. E ti aiuta. L'avevo preso sbagliato, però adesso così è buono. Bene, bene, doppio. Dai, doppio. Il shotgun è sempre un piacere. Anche i power qui, Non volevo perdere lo shotgun. Prendilo tu, prendilo tu. No, non l'ho vista. Okay. Sennò si perdeva. Potrebbe essere l'ultimo boss, lo sai? Non me lo ricordo. Facciamo un salvino? Fai il salvino, no? Posto. Siamo messi anche abbastanza bene, quindi potrebbe essere possibile finire il gioco. Prendo l'arma mia e poi... Wow, what a fucking mess! Yeah, but actually, you know what? Gingy, my friend here, is very good at this game. I don't really know this game much. But with his guidance and doing some street co-op gaming, it's actually more doable than it looks like. And I died. Yeah. E non mi fa continuare, vedi? No, 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 te l'ho detto che il finale è Gingy, è il tuo finalone, è il tuo finalone. Ce la dobbiamo fare, aspetta. Ce la possiamo fare, ce la faremo. Pum. Questa è la Yamato. Dobbiamo stare attenti. Aspettare al massimo tutte le armi che abbiamo. No, sono messo malissimo, non ce la faremo forse. No, non ce la facciamo. Lo sapevo. No, last boss. Abbiamo, possiamo fare questo. Ah, giusto, safe state. Ho fatto un salvino. Allora, cerchiamo di giocare meglio. Cerchiamo prendi, di non prendi, prendi energia, prendi energia. Prendi ho energia. Preso in... Prendi energia, cercherò di farti uscire la benzina. Aspetta, aspetta, aspetta. Cerca di farti uscire la benzina. Eccola, prendi, prendi quella, prendi quella, prendi quella. Ma prendila tu però. No, stavo facendo il la capriola. Ok. Durissima. Ragazzi, è tosta. Riproviamoci, riproviamoci, riproviamoci. Ma com'è last? No, vuoi farlo a tutti i costi? Tu dici, facciamo arrivare la benzina. Sì, conviene, perché utilizziamo la smart bomb un po' di più. Tanto ci abbiamo 55, dovrebbe essere sufficiente. Quello che dobbiamo fare è non perdere, non perdere. Ecco, la prima benzina c'è, la seconda benzina c'è. Faccio uno stop e ci pigliamo la benzina e togliamo di mezzo gli aerei. Cerchiamo di andare avanti così, a prendere benzina. Quindi a prendere benzina, perché sì. Abbiamo... Io però... Sì, e utilizzo di man mano le smart bomb per farti spazio. Tu però, se sei senza arma, ovviamente... Eh no, ho preso un'arma, infatti, fatto adesso. Bene, fatto benissimo. Io prenditela. 20 secondi. 3, 2, 1. Cominciamo con il lavoro a corto. Ok, la bomba. Ok, ah, scusa, ho sbagliato. Ma bravo. È stato io. Fatto benissimo. E ce la fanno! Ce la fanno! Amico. Wow, 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 wow. Nel 1943 l'esercito americano ha affondato 4 forze giapponesi nella battaglia di Midway e ha portato la vittoria nella guerra del Pacifico agli Stati Uniti. E noi giapponesi, mei mille anni dopo, li celebriamo con una bandiera che sale senza pennone, però. È magica. Sale una così. Magica bandiera. Veramente una bella co-op, mi sono proprio divertito tantissimo. Game design Pu e Dekichun. Pu, tra l'altro, è amico di Putsun Midori, yeah. E Frunky Katsu. L'elefantino. Stasera abbiamo beccato nomi squadra. Cioè, Jungle Kumi non è l'anima gemella di Frunky Katsu. Che ti ha fatto Panchi Kubo Zo. Panchi Kubo Zo, secondo me, ha del tenero con Midori Putsun. Che cazzo.
Nanno Yamauchi, Nanno Moretti, Fazer Tae. Che jogging c'era, era sparito subito. Mamma mia, che bello, Gingy. Presentato da Capcom. Thank you very much. Che inciampa. Che inciampa e si dispiace. Che bello, che bello, che bello. Allora, innanzitutto salutiamo YouTube adesso. Sì. YouTube, guarda lì. Ciao YouTube. È stata una bella serata.